Cheese Rider nasce semplicemente con la passione di creare un buon video, senza nessuna aspettativa. Purtroppo la durata delle riprese è andata oltre le previsioni. Quest'anno ho fatto circa 16-18 spettacoli che mi hanno occupato tutti i weekend liberi, togliendo tempo ai giorni utili per la realizzazione del video. Appunto per questo ho scartato a priori l'idea di farmi seguire da una troupe, perché era impossibile, io non sapevo i giorni che avevo liberi e quindi non potevo assolutamente organizzarmi. Stiamo facendo riprese, la moto sta andando al conto di merda. Ascolta, ti tieni circa questo 80, no, no, ti tieni circa questo 80, perfetto, ok, sempre, camminiamo per adesso, per la moto tieni. Per quello ho deciso di realizzare un video in modo autonomo. Devo ringraziare soprattutto le persone che mi hanno seguito durante il tour e lo stesso mi hanno dato una grossa mano a realizzare questo video, tra cui anche il mio sponsor Officina Italiana. Il Mike. Cioè, bro, mi stai per falciare. Vai, Rosario. Durante il video abbiamo avuto diverse difficoltà nel comporlo. Il budget era molto limitato e soprattutto cercare di riassumere le bellezze del Sulcis in un video di 5 minuti è stato veramente difficile. Ci sono stati anche grossi momenti di difficoltà economica, soprattutto quando durante le riprese del video, circa di una ripresa che c'è a metà video, ho fatto una caduta dove la ruota mi ha pattinato più del previsto perché avevamo pulito male la piazzuola. Ho riportato dei danni al radiatore e reperire i pezzi ci ha portato via circa un tempo di 2 settimane. Aspetta, eh. Vai. Un'altra curiosità è il fatto che Sulcis Rider è stato realizzato perché spesso facendo delle trasferte mi capita di incontrare molti ragazzi che praticano stunt riding e se parlando di più del meno molti non avevano mai visitato la nostra zona e così scherzando loro mi hanno sempre detto: guarda il Mike, tu sei il rider resiliato perché stai in un'isola, ti alleni da solo. E lì per scherzo gli ho buttato: vedrai che prima o poi ti farò vedere dove mi alleno. E il video ha anche questo intento, far vedere oltre il mare le nostre zone, le nostre bellissime zone. Non è che lo mettete su Facebook? No, non è così. No. Sto scherzando, che lo fai fatti per voi. Buona passeggiata. Yeah.
spesso mi capita a fine spettacolo che, sai, parlando con le persone, due foto o quant'altro, molti mi dicano bellissimo video, questo a me fa immensamente piacere, soprattutto quando sei a pranzo e ti passano il video sulle TV regionali, quando fai la mattina al bar e ti trovi l'articolo sulle più importanti testate giornalistiche, per me è stata una grande soddisfazione realizzare questo video che va un attimo fuori dal normale video di promozione del territorio, ma abbinare lo stunt riding al Sulcis Iglesiente era un, diciamo, un qualcosa di sperimentale che alla fine ha avuto un ottimo successo. C'è anche il cane di El Mike. Serviva qualcosa di originale, qualcosa che colpisse lo spettatore, nulla di meglio di uno spot originale quale Porto Flavia, che è l'immagine simbolo del passato minerario della nostra zona. Bell'Austra, lì bell'Austra, vediamo di là che c'è, più no, di là è più Così è nata l'idea di chiedere all'IGEA l'autorizzazione per farci entrare all'interno della galleria di Porto Flavia con la moto, e inaspettatamente ci ha dato questa possibilità e per me è stata una fantastica esperienza, da cui infatti ho creato l'intro del video. Ah, per il futuro ho tante idee. Ora non so se si realizzerà un Sulcis Rider 2 oppure un video girato per l'intera Sardegna. Ancora non ho le idee ben chiare, ma presto penso che ci rimetteremo a lavoro.